Benvenuti a Cross Condicio, abbiamo un gradito ritorno, l'onorevole Giancarlo Nene. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Senta, affrontiamo subito una questione prima di... ovviamente parliamo di manovra, ma dal punto di vista un po' particolare e originale. Però prima di arrivare a questo volevo fare una riflessione con lei. A che punto siamo? Fondisti incontrano Alfano, proposte contro proposte, Berlusconi deve incontrare Calderoli, eccetera. Cosa ne sortirà da tutto questo? Ma intanto su questi frondisti aleggia un grande mistero, perché mi pare che siano proprio assai pochi, quindi non si capisce bene che tipo di fronda possono fare cinque alberelli, insomma. Certo. Ma poi io credo che se c'è senno in tutti quanti non si può rompere, allora, l'asse fra PDL e Lega, perché questo paese in questo momento storico, in questa temperie molto dura e difficile, ha bisogno di stabilità, non di salti nel buio. Quindi credo che si accorderanno, arriveranno a un compromesso sensato. Perché questo poi serve al paese, insomma, tutto qua. Senta, sui fondisti, interviste sparse, diciamo, non vedo una omogeneità ideologica, cioè cosa li accomuna o cosa non li accomuna? Vedo dei pesi minimi ideologicamente, non vedo una grande mente, francamente. Sì, ma fra l'altro, adesso senza entrare nel quoziente di intelligenza, che è un terreno minato, no? Anche se io farei all'ingresso in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, per essere ammessi in Parlamento, io farei un test di intelligenza. Sì. Chi non supera il test rimane fuori, secondo me. A parte questo, dico, io credo che molti di loro in realtà sono delusi, si aspettavano di avere cariche, poltrone, non le hanno avute, oppure le hanno perdute, oppure le hanno sognate, eccetera, eccetera. Perché purtroppo, credo dovunque, ma nel centrodestra, diciamo, la poltrona mancante pesa, è un macigno diretto sulle menti e sui cuori. E diciamo che coi fondisti la poltrona mancante, la sedia mancante nel sedere, nel frondismo, nel movimento dei frondisti, poi si traduce in un fenomeno, appunto, il frondismo, in fenomeni patologici, è corretto? Sì, però insisto, io non darei di grande peso, perché sì, insomma, secondo me, insomma, rientrano tranquillamente. Però scusi, la poltrona rientrano tra un fuoco di paglia, no? Mi pare di capire. Sì, certo. Rientrano tranquillamente, però scusi, spostiamolo, siccome l'ha introdotto lei, allora mi permetto di seguirla su questo piano. La poltrona mancante, lei giustamente scomoda anche una questione etica. Si può fare politica per le poltrone mancanti, un po' da pesi minimi? A questo punto, se Tremonti li tratta pesci in faccia, non ha tutti i torti a volte, se è così come dice lei. Io qui sono meno duro, faccio un solo esempio, e qui parla uno poi che non ha mai chiesto nulla. Nulla, lo sappiamo, confermiamo. Io sono tranquillo. Confermiamo. Però, per esempio, Martino, va bene, che è stato ministro tante volte, e probabilmente con merito, insomma, sì, forse a far il peone in Parlamento si sente, possiamo dire, insoddisfatto. Quindi c'è un'insoddisfazione esistenziale, no? Cioè, più che un fatto morale, è un fatto esistenziale. Quindi lei dice: non mettiamolo sul piano del non scomodiamo l'etica, insomma, le viene l'ortica, no, scomodare l'etica. Scomoderei Freud piuttosto, per lei dice che c'è una crisi, può esserci una crisi di astinenza di Martino e di altri. Esatto. E Crosetto, però, scusi, la poltrona ce l'ha. Crosetto ce l'ha, certo, però poi Crosetto
avrebbe un posto pari al suo peso, siccome è un uomo enorme, alto, sì, grande, sì, lo conosciamo bene, certo. E poi è anche simpatico, ovviamente. Esatto. L'ambiente è sempre molto simpatico. Però la poltrona ce l'ha, solo che la poltrona fosse forse piccola, di serie B rispetto a. Lui voleva quella di La Russa, che francamente. È probabile. Forse sì. Sarebbe. No, ma lì poi c'è un'altra cosa. Lui si sente un esperto di economia. Sì. Perché credo che abbia preso laurea per l'appunto in economia. Sì. Che però attenzione a guardar bene questi ultimi anni, più che un merito, una specie di onta, perché mi pare che questi esperti di economia non hanno azzeccato mai nulla. Cioè sono grandi profeti soltanto sul passato. Cioè loro prevedono perfettamente il passato, ma il presente e il futuro mi pare che sfugge in maniera clamorosa, insomma. E quindi lei dice anche come economista, Guido Crosetto, che comunque è vero che sta dove sta la difesa, è vero, però lui è di formazione economica, cioè non è che poi lui abbia previsto, si sia mai sentito prima su questa crisi economica, è vero, perché lui è uscito solo di recente. Dove stava Crosetto quando invece gli indicatori, questo ho capito bene? Certo. E quindi non ha dato prova di grande lungimiranza. Però è un mal comune questo, voglio dire. Non riguarda. Però lui aspira a una poltrona, e probabilmente alla poltrona, che ne so, di La Russa, lo trova più eccitante, non lo so, di Tremonti forse. O di Tremonti forse più propriamente. Sì. Sì. Ma ha i numeri per sostituire il divino Giulio? Assolutamente no. Dico, poi fra l'altro, anche se a me è molto simpatico, ho concetto. Mi tengo Tremonti, tranquillamente. Rispetto a. Forse se sei anche stancato dei militari, no? E dei soldati? Probabile. E delle soldatesse delle caserme. A proposito, ha visto la caserma lì di Parolisi, che invece di fare le istruzioni. È un casino più che una caserma. Cos'è che cosa ne ha? Cioè, gli istruttori che imponevano alle soldatesse il bocca a bocca, poi non pago, pare che questo Parolisi, pare, l'ha fatto trapelare la procura, quindi non pare, l'ha fatto uscire la procura, non pago di questi bocca a bocca, contattava pure i trans, cioè di tutto di più. Sì, certo. Però scherzi a parte, cioè non è accettabile che l'esercito accetti una roba del genere, scusi. No, ma noi per queste cose siamo famosi. Anche sotto il fascismo, il nostro esercito, che doveva spezzare i re alla Grecia, era noto in Grecia, il nostro esercito, col nome Armata Sagapò, cioè armata dell'amore, insomma, della sessualità, no? Quindi è una tradizione antica. Lei dice dal fascismo non è cambiato molto da questo punto di vista. No, allora, dovevamo spezzare i reni, abbiamo infranto altre parti, insomma. Invece di fare la guerra brandiscono altre parti. Esatto, sì. Altre armi, armi improprie. Però cazzo, cioè, voglio dire, che intervenga, io stesso devo dire informalmente, essendo comunque una persona attaccata alle istituzioni, ho detto, ma prima che scoppiasse tutto il bordello, all'inizio quando si prefigurava tale, ho fatto sapere, ho detto scusate, ma fate voi Piazza Pulita, cioè vi conviene, perché non aspettate che sia il giudice, no? Cioè un'istituzione la prima cosa che fa, e invece vedo che sta cosa diventa il romanzo dell'estate e nessuno interviene, cioè io lo trovo cosa, cioè a questo punto l'esercito che è un bordello, francamente. Sì, ma diciamo che questo risponde alla regola aurea delle corporazioni, che è omertà, ovunque questo, In Italia ci sono corporazioni e caste, al cui interno, insomma, vige generalmente. Però, insomma. Omertà. Senta, le sembra però in un momento del genere che questo. Poi torniamo alla manovra.
però visto che abbiamo toccato il discorso delle caserme, del sesso, eccetera, che allora, A, le sembra, prima domanda, una cosa accettabile, che appunto dal fascismo ad oggi siamo rimasti quelli che, lo dico io così gliela sollevo, non lo dice lei, la dico io, mi assumo la responsabilità, invece di brandire la spada brandiscono l'uccello, ecco, così l'abbiamo detta. A, prima appunto va, è questo, quindi non è il caso veramente che rispetto al fascismo diamo un esercito di professionalità. B, mettere le donne nelle caserme, scusi, cioè. Mi è sembrata una gran pensata, però voglio il suo parere. Ma io sono contrario alla donna, diciamo, armata, perché ho un'altra immagine, forse sono antico in questo, insomma, ho un'altra Però immagine. adesso, seriamente, dottor Lene, introdurle nell'esercito, nelle caserme, non mi pare sia stata una grande idea, o sì? Qui in Italia no, forse all'estero Cioè, non voglio sia. orientare la sua risposta, volevo proprio una sua riflessione su questo. Sì, no, no, ma per esempio faccio un solo esempio, c'è un esercito con una porzione femminile abbastanza ampia, che è l'esercito israeliano, Ah, grandissimo esercito, è un certo. grandissimo esercito dove queste cose non sono mai Ecco, accadute. perché, dottor Lene, tra l'altro no, molti nostri comuni amici hanno, non so lei, però molti nostri comuni amici sono stati arruolati, Clemente Mimun, insomma, cioè, hanno. Ecco, Certo. nell'esercito israeliano, perché queste cose non accadono? Beh, probabilmente perché sono sotto questo punto di vista più seri, tutto qua, insomma, no? Più seri, hanno valori, diciamo, più solidi, più radicati, no? E per No, ma scongiurare. poi, no, sulla continuità tra fascismo, Chiariamo bene. io allora, ricorderei un fatto che si sono tutti scordati e che è di una gravità che ancora grida vendetta. Allora, quando Togliatti nel 1946 viene mandato a fare il guardasigilli, chi chiama al Ministero come, diciamo, capo del settore giuridico, consulente, eccetera, eccetera? Chiama Gaetano, il professor Gaetano Azzariti. Allora, si ricordi questo nome? Gaetano Azzariti, sai chi era il professor Gaetano Azzariti? No, ammettiamo. Era il presidente del Tribunale della Razza in Ah, Italia. giusto, giusto, giusto. No? Ora dico, nel 1946, Italia antifascista, Italia enfaticamente antifascista, eccetera, eccetera, Togliatti, chi si sceglie? Fra tanti, perché gli illustri giuristi, per fortuna in Italia ne abbiamo avuti sempre molti, no? Chi sceglie Azzariti? Questo è un solo esempio di una continuità che poi posso fare un altro esempio. C'è una statistica, proprio Istat, fino al 1961, poi dopo non ho altri dati, ma poi insomma saranno morti, insomma. Il 99% dei prefetti e dei questori del ventennio fascista erano ancora in carica, fino al 1961. Certo, Quindi, insomma, c'è stata una continuità. sulla continuità siamo a No, posto, io siamo. mi ha dato molto fastidio, ripeto, come una persona affezionata alle istituzioni, che questo signore fosse arrestato in caserma, cioè io l'avrei già cacciato a pedate, l'ho detto anche più volte, l'avrei cacciato a pedate ben prima e non l'avrei consentito, l'avrei sospeso, onestamente, esiste, no? Immagino delle cose di Capirà, sospensione, e certo. non avrei consentito a questo signor Parolisi, finché non si fossero chiarite le cose, di mettere il suo culo sulla sedia della caserma, cioè questo l'ho trovato veramente inaccettabile, cioè non è una questione di garantismo, Certo. Beh, perché. no, anche se questo, che è un ragionamento che condivido in pieno, non comporta che egli sia colpevole, No, però no? scusi, abbia pazienza, cioè, lui aveva questa qui che era un amante,
loro sono tenuti bene o male a uno stile di condotta, dicono loro, esemplare, in molti casi è così. Questo qui è sospettato, è indagato da due procure, eccetera, io non ho detto cacciare dall'esercito, io ho detto sospendere fino al momento comunque di un giudizio della tribunale. E poi non avrei aspettato che il tribunale militare si attivasse dopo il tribunale penale, ma ben prima. Ma comunque questa è, lei è israeliano-americano come me. Si chiama crisis management, cioè gestisci tu la crisi prima che ti cada addosso, no? Invece questi proprio non mi spiace doverlo dire, ma non, vabbè, questo è un discorso.